fortissimo, partiamo da zero fino alla fine. Ok. Sicuramente lo sapete, non smuovete mai il prodotto prima di applicarlo, perché smobilita qui, va benissimo. Voi dovete vedere quando invece lo miscelate prima. Perché non ha l'esperienza. Perché lui lo ha applicato solo che lui deve fare tre mani. Lui con tre mani. Con tre mani non potrà mai farlo. La mano di questo. Certo. Partiamo. Ok. Mai lasciare spessore nella prima mano. Se abbiamo dato un grosso spessore non riesce a legare, quindi fallo. Raso. Quindi il prodotto che ha bisogno di uno lo chiede il pranzo. Il prodotto sono aperto e si infila dentro. Fagli vedere a lasciare il tipo di prodotto che va nel muro. Te lo chiede il primo passaggio. Quindi tu... È inutile che continui a dargli il prodotto su, non serve. Ma fino a quando io passo su il frattaggio, anche in seconda mano, segno. Qua, per poi fare la finitura, capito? Perché dipende uno, che quindi ti lascia dei saltelli più grossi. Vi sfido che già usate spatola stucchi e che usate il primus. Come passate il primus voi? Riesce a dare il giusto... No, quella è una cosa personale. È una cosa personale. Nella vostra scelta. È chiaro che nella scelta in cui viene lui mi dice, ascolta. Che da col mio, rispetto al suo. Qui è questa asciutta. Assiste a te che sta passando cosa e dice, oh, non è come l'ho usato carta vetrata se c'era qualcosa. Assolutamente, la carta vetrata è perché hai rasato, ti rimane qualche piccola caccolina, innanzi successiva, mi trovo dei grumoli di polvere, questa polvere fa cappello e mi fa spericolare, poi terrà dietro per 6 mesi perché si infila da tutte le parti e dopo 3 mesi qui c'è. Poi, se non volete usare, spara la seconda, vedete? La seconda mano è un pochino. Scarabone è bella mamma sua, no? Lo spatola stucchi, a differenza plastico, come sono i prodotti sintetici o i prodotti a righette ci ritorni e ci ritorni. Questo qui no, vedi? Lo desci, lui si smolla e ti facilita la fregazione, non ti preoccupare. La mano finale è quella che ci crea tutte le lavorazioni. Poi, quello che diceva Vito, che adesso vado a rasare quest'altra parte e poi vado a ripassare. Da quell'angolo e dobbiamo costruire questa parete. E poi quando mi sposto, non iniziare da questa parte. La tecnica di far vedere la giunta e famosi quadrotti da un'errata applicata. Lo possiamo fare a pezzetti? No, lui lo fa a pezzetti. Un'altra cosa che mi preferisco è importante, avere una parete del genere, cioè tornare qua, a questo punto qui abbiamo un prodotto che si è ossidato. Quando vado a fare la giunta? Perché non si è ancora asciugato, quindi lo posso lavorare e schiacciare tranquillamente. Non è che uno dice sulla mezza parete, mezzogiorno, mo me ne vado a mangiare la sua vita. C'è uno che viene a dire, senti, ma scusa, se io a mezzogiorno devo andare a mangiare,